In occasione della settima edizione della settimana sulla salute della donna, oggi parliamo di cistite. Che cos'è la cistite? È un'infiammazione della parete vescicale. È una delle infezioni più frequenti della popolazione e colpisce prevalentemente il sesso femminile. In questa diapositiva vedete raffigurati l'Uomo Ragno e Wonder Woman, supereroi della mia epoca. Mi hanno ispirato perché credo rappresentino bene quello che è il punto chiave delle cistiti, la loro ricorrenza. L'adesività dei batteri è rappresentata dall'Uomo Ragno e Wonder Woman, l'eroina che lo dovrà neutralizzare. Le cistiti abbiamo detto che colpiscono prevalentemente il sesso femminile e circa il 20% delle pazienti presenta recidive. Distinguiamo le cistiti batteriche, che sono la maggior parte, le cistiti infiammatorie, che possono essere chimiche, fisiche o ad eziologia sconosciuta. Una forma particolare è la cistite interstiziale, forma rara, tant'è che appartiene proprio alle malattie rare, ed è caratterizzata sintomatologicamente dal dolore cronico con fasi di acuzie e all'esame cistoscopico è evidente spesso una lesione ulcerata sanguinante. Esistono delle cistiti legate a particolari eventi. La cistite postcoitale o da luna di miele, che insorge entro 24-48 ore dopo un rapporto sessuale. Altro tipo di cistite caratteristica è la cistite in gravidanza, legata sia alle modificazioni ormonali, sia alla compressione meccanica esercitata dall'utero sulla vescica, sia alla stipsi spesso associata in gravidanza, sia all'aumento del pH vaginale. Visto che ci avviciniamo alla stagione estiva, non dimentichiamo la cistite in estate, legata alla disidratazione, all'utilizzo del costume da bagno che è costituito spesso da fibre sintetiche e che dopo il bagno in acqua permette di creare un ambiente umido che favorisce la crescita dei batteri. Quali sono i sintomi delle cistiti? I sintomi possono essere di tipo acuto, subacuto o cronico. I disturbi variano dal dolore alla sensazione di peso sovrapubico, dalla disuria, cioè disturbi irritativi della minzione, fino alle ematurie, cioè presenza di sangue nelle urine. Cosa dire della diagnosi? Primo esame semplice, ma che ci può fornire molte informazioni, è l'esame completo delle urine, da cui possiamo capire se vi sono dei nitriti, segno di infezione batterica. Ci può fornire informazioni sull'eventuale presenza di emazie, leucociti e altri tipi di cellule e quindi orientare verso una prima diagnosi. Altro esame importante per inquadrare una cistite, se di origine batterica o no, è l'urinocoltura, dalla quale riusciamo anche a isolare l'eventuale germe responsabile. Esame spesso utile di fronte a cistiti ricorrenti è l'ecografia renovescicale. Esame di primo livello che, pur essendo di facile esecuzione, ci può fornire importanti informazioni su alcune cause dei sintomi cistitici. Ulteriori esami che possono risultare utili per la diagnosi previo consulto con uno specialista sono l'esame citologico delle urine e la cistoscopia. Esame quest'ultimo che può, in casi selezionati, svelare la vera causa del problema. Dopo questa carrellata sulle varie tipologie delle cistiti, vorrei però che arrivasse il messaggio principale, e cioè prevenire è meglio che curare. Thank you.
Utilizzare terapie antibiotiche non solo creano resistenze, ma alterano anche la flora vaginale che invece gioca un ruolo centrale nella prevenzione delle cistiti. Altra cosa molto importante, gli estrogeni. Le cistiti sono spesso più frequenti in determinati periodi della vita della donna, come la perimenopausa, in cui i batteri hanno meno ostacoli all'adesività per la carenza di estrogeni, oppure nella prima fase del ciclo mestruale. Che ruolo ha l'intestino? È noto ormai che le alterazioni intestinali espongono maggiormente allo sviluppo delle cistiti e a maggior ragione dopo terapie antibiotiche prolungate o ripetute che danneggiano l'ecosistema. Quindi facciamo prevenzione. Oggi il mercato ci offre tanti prodotti che possono aiutare a limitare la recidività
e l'uso degli antibiotici. I frutti rossi, cranberry, mirtillo rosso, agiscono soprattutto sull'adesività dei batteri alla parete vescicale. Gli studi ormai sono tanti su questi prodotti ed è stato dimostrato che l'utilizzo di questi prodotti possa ridurre nettamente l'incidenza delle cistiti batteriche. Altro prodotto oggi utilizzato è l'acido ialuronico, disponibile per os o addirittura per via endovescicale nei casi più severi, con l'intento di ricostruire la barriera protettiva della vescica. Altro argomento molto importante è l'alimentazione. Vi sono alimenti che vanno limitati come i cibi piccanti, le spezie, gli insaccati, la cioccolata. Quindi, quale messaggio dobbiamo portare a casa oggi? Bere almeno 2 litri di acqua al giorno, non trattenere la pipì per evitare contaminazioni batteriche, seguire una dieta sana ed equilibrata, evitare rapporti sessuali occasionali e utilizzare precauzioni come il preservativo, utilizzare biancheria intima possibilmente di tessuti naturali, non tenere il costume bagnato addosso ed evitare indumenti troppo stretti, non utilizzare antibiotici senza parere medico. Forse, utilizzando tutte queste informazioni, Wonder Woman riuscirà a neutralizzare l'uomo ragno e noi donne vinceremo. Grazie.